Mauro, ma tutti gli attrezzi e le modifiche che stavate facendo dove sono finiti? Calma ragazzi, calma. Calma, capo, stiamo facendo del nostro meglio. Stiamo lavorando, stiamo andando avanti. Infatti oggi ne approfitto per fare un attimo il punto della situazione. Abbiamo cambiato anche... Ormai ci avviamo verso la bella stagione. Infatti abbiamo cominciato a mettere anche i nostri berretti preferiti, quelli estivi. Sperando che la pioggia ci dia un po' di tregua. Come non detto, praticamente qui piove letteralmente sul bagnato. Ormai i campi non riescono più a drenare l'acqua e quindi purtroppo si ristagna tutta in superficie, facendo soffrire notevolmente in questo caso il frumento. Sembra quasi una risaia. Infatti qui, come vedete, abbiamo dovuto aprire dei piccoli sfoghi, dei canali, diciamo, in modo che tutta l'acqua in eccesso riesca ad uscire più facilmente dal campo. Piove da ormai diversi giorni, quindi sui campi, visto che non possiamo andarci, ci organizziamo diversamente e continuiamo a fare qualche lavoretto al coperto. Nonostante sia ancora febbraio, ci prendiamo un po' avanti con la stagione. Abbiamo acquistato delle ruote strette per il nostro Fiat 500, in modo da riuscire a fare tutte le lavorazioni per la soia di quest'estate. Quindi adesso, per rientrare nel nostro interesse prestabilito, basterà svitare tutti i bulloni e prendere le campane e spostarle dall'esterno all'interno. Continuando con la lista di lavori, potete sbirciare qua, c'è la modifica al rullo compattatore che abbiamo già fatto. Laggiù c'è il caricaletame, anche quello quasi finito. Dico quasi perché quando vedrete il video lo scoprirete. Laggiù abbiamo il nostro rompicrosta parcheggiato, che povero, è diventato l'ultima ruota del carro perché, essendo l'unico attrezzo semifunzionante di quelli che dovevamo modificare, diciamo che può aspettare. Abbiamo dato la priorità a tutti quelli messi peggio, diciamo. Quindi questo, se non facciamo a tempo, comunque potrebbe funzionare. I video di queste modifiche li ho già fatti, spero di farveli vedere settimana prossima e voi ovviamente iscrivetevi così non ve li perdete. Finalmente cominciano a vedersi delle belle giornate di sole, si sente già profumo di primavera, estate, anche perché diciamocela, a chi è che piace l'inverno? Finalmente è finito, sta arrivando la bella stagione. In questi giorni poi taglieremo sicuramente anche l'erba del giardino, finalmente faremo il primo taglio stagionale, anche perché sembra una giungla da quanto è cresciuta. Ma prima andiamo a fare un giro nei campi, così andremo a vedere la situazione dei frumenti. Ho aspettato 2 o 3 giorni di sole in modo che si asciugasse un po' il terreno e adesso andiamo a vedere come sono presi. Che poi tra l'altro in questi giorni sono arrivate pure le rondini, adesso vedo se riesco a beccarle e a farvele vedere. Eccole, eccole. Le sentite? Quindi partiamo subito dalla situazione peggiore, così ci leviamo il pensiero. Come vedete qui non è nato molto bene, non è germogliato del tutto, infatti se vi ricordate appena dopo la semina ha cominciato a piovere, quindi ha fatto fatica ad uscire. Poi però verso fine gennaio, dove abbiamo fatto anche la prima concimazione, sembrava si stesse riprendendo, infatti ci siamo stupiti anche noi, perché le file si stavano veramente riempiendo completamente. Poi sul più bello ha ricominciato a piovere, infatti verso fine febbraio, inizio di marzo ho fatto quei 20 giorni di pioggia e si è riallagato tutto quanto e quindi le nostre ultime speranze le abbiamo perse. Ovviamente l'impasto del terreno molto argilloso non ha di certo aiutato e quindi adesso verso fine mese rientreremo con un'altra concimazione per salvare il salvabile. In questa zona addirittura c'era praticamente un lago, infatti non è nato quasi niente. Purtroppo qui siamo stati condizionati sempre dal maltempo, perché abbiamo seminato il frumento appena dopo la trebbiatura della soia, che
che è venuta in ritardo e per fortuna siamo riusciti a trebbiarla, perché c'era anche questa incognita. Quindi, partendo già male, mi verrebbe da dire che in questo appezzamento non riusciremo a ritoccare il record di raccolta quest'anno. Qua invece, che dire, la differenza si nota, perché il terreno, essendo un po' più sabbioso, riesce a drenare l'acqua più facilmente, infatti sta crescendo alla grande. E a proposito di frumento, adesso torniamo un attimo in officina che vi faccio vedere cosa abbiamo costruito per la seminatrice, appunto, da frumento. Abbiamo fatto un piccolo aggiornamento, perché precedentemente, per caricare i sacchi delle sementi, come vedete salivamo sopra il rastrello in maniera un po' precaria, diciamo. Quindi abbiamo deciso di apportare una piccola modifica e di costruirci sopra una specie di passerella, in modo da lavorare in sicurezza e anche molto più agilmente. E vediamo se qualcuno riesce a scoprire da dove l'abbiamo ricavata. Scrivetelo nei commenti. E queste erano le modifiche completate. Adesso passiamo ai progetti in corso d'opera. Infatti, come vi avevo accennato nel mese precedente, abbiamo acquistato un seccatore da mais che stiamo modificando per portarlo con le interfile da soia. E poi abbiamo avuto la possibilità di provare il cassone a pieno carico e ci sono stati alcuni problemi. Quindi anche in questo caso stiamo apportando delle modifiche, ai quali, non preoccupatevi, avranno entrambi dei video dedicati. Ecco, se volete qualcuno che vi sistemi l'orto, contattatevi, vi mando io due operai giusti. Guarda che roba! Dai, cosa che sei qua? Guarda che roba! Quindi, ragazzi, avete visto che nonostante abbia piovuto per quasi tutto il tempo negli ultimi 2 mesi, non ci siamo annoiati neanche questa volta. Se siete arrivati fino a questo punto, significa che il video vi è piaciuto, quindi lasciate un mi piace, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!